Questo canale è supportato da Ehi Prof, il nuovo servizio su abbonamento interamente online di aiuto agli studenti. Hai problemi a scuola? Visita il sito eiprof.com o clicca sul link in descrizione. Il romanzo è ambientato in un paese immaginario. La trama segue la vita del sottotenente Giovanni Drogo. Dal momento in cui divenuto ufficiale, viene assegnato come prima nomina alla fortezza Bastiani, molto distante dalla città. La fortezza, ultimo avamposto ai confini settentrionali del regno, domina la desolata pianura chiamata Deserto dei Tartari, un tempo teatro di rovinose incursioni da parte dei nemici. Tuttavia, da innumerevoli anni nessuna minaccia è più apparsa su quel fronte. La fortezza, svuotata ormai della sua importanza strategica, è rimasta solo una costruzione arroccata su una solitaria montagna di cui molti ignorano persino l'esistenza. Dopo un viaggio a cavallo di più giorni, Drogo ha una cattiva impressione della fortezza. Confida al superiore maggiore Matti di voler chiedere l'avvicinamento alla città e questi gli consiglia di attendere 4 mesi fino alla visita medica periodica, dopo la quale potrà farlo trasferire per motivi sanitari. Drogo si pente subito di aver acconsentito, ma in questo periodo subisce inconsciamente il fascino degli immensi spazi desertici che si aprono a settentrione. La vita alla fortezza Bastiani si svolge secondo le norme ferree che regolano la disciplina militare ed esercita sui soldati una sorta di malia che impedisce di lasciarla. I militari sono sorretti da un'unica speranza: vedere apparire all'orizzonte, contro le aspettative di tutti, il nemico. Fronteggiare i tartari, combatterli e diventare eroi. Sarebbe l'unica via per restituire alla fortezza la sua importanza, per dimostrare il proprio valore e, in ultima analisi, per dare un senso agli anni buttati via in quel luogo di confine. Il giorno della visita medica che dovrebbe sancire la sua inabilità per il servizio alla fortezza, Drogo la vede improvvisamente trasformata. Davanti ai suoi occhi si espande a dismisura con camminamenti, spalti e mura che ha mai visto. Il selvaggio paesaggio del nord gli appare bellissimo. Rinuncia al trasferimento e si lascia affascinare dalle rassicurazioni e ripetitive abitudini che scandiscono il tempo alla fortezza, dalla speranza condivisa da altri compagni di una futura gloria. Un giorno, un soldato uscito per recuperare un cavallo sbandato rientra, ma avendo dimenticato la parola d'ordine viene abbattuto dalla sentinella, che pure l'ha riconosciuto. Le regole del servizio lo impongono. Qualche tempo dopo sembra che ciò che tutti attendono stia per accadere. Lunghe colonne di uomini armati si avvicinano dal settentrione attraverso la pianura deserta. La fortezza è in fermento, i soldati sognano battaglia e gloria, ma si scopre che non sono tartari, bensì soldati del regno confinante che vengono a definire la linea di frontiera. Dopo 4 anni, Drogo torna a casa in licenza, ma non si ritrova più nei ritmi della città. Prova un senso di estraneità e smarrimento nel ritornare al suo vecchio mondo, a una casa che non può più dire sua, ad affetti a cui scopre di non saper più parlare. Si reca da un generale per ottenere il trasferimento, come sarebbe prassi dopo 4 anni in fortezza, ma il superiore gli dice che l'organico della piazzaforte sarà drasticamente ridotto e molti suoi colleghi hanno presentato domanda prima di lui, senza dirgli nulla. Drogo ritorna alla fortezza e ai suoi ritmi immutabile. Ora la guarnigione è appena sufficiente. Il collega tenente Simeoni crede di avvistare del movimento in fondo alla pianura settentrionale. Il comandante è il primo a disilluderlo. In realtà, con il tempo si scopre che il regno del nord sta probabilmente costruendo una strada diretta verso le montagne di confine, ma occorreranno 15 anni di lavoro attraverso il vasto deserto per arrivare nei paraggi della fortezza. Nel frattempo tutti si sono abituati a considerarlo un lavoro di ingegneria civile. Nell'attesa della grande occasione si consuma la vita dei soldati di guarnigione. Su di loro trascorrono inavvertiti i mesi, poi gli anni. Drogo vedrà alcuni dei suoi compagni morire, altri lasciare la fortezza ancora giovani, ormai vecchi. Dopo 30 anni di servizio è diventato maggiore e vicecomandante della fortezza. Una malattia al fegato lo corrode fino a costringerlo a letto, quando improvvisamente accade ciò che giustificherebbe tutta la vita trascorsa in questo avamposto: la guerra contro il regno del nord, che fa fluire truppe e artiglierie lungo la strada. Ma mentre arrivano 2 reggimenti di rinforzo alla fortezza Bastiani, il comandante e suo ex collega Simeoni fa evacuare Drogo malato per alloggiare nella sua stanza i 9 ufficiali.
La morte lo coglierà solo in un'anonima stanza di una sperduta locanda, ma senza più sentimenti di rabbia e delusione. Drago, infatti, riflettendo su tutta la sua vita, capisce nei suoi ultimi istanti quale fosse in realtà la sua personale missione, l'occasione per provare il suo valore che aveva atteso per tutta la vita: affrontare la morte con dignità, mangiato dal male, esiliato tra ignota gente. Drogo non ha quindi centrato l'obiettivo della sua esistenza, ma ha sconfitto il nemico più grande, non la morte, ma la paura di morire. Con la consapevolezza di aver combattuto questa battaglia decisiva, Drogo muore davvero soldato, rappacificato con la sua storia, della quale ha finalmente trovato un senso che supera la sua individualità. Cercate un canale pieno di video sul mondo dell'editoria, su riassunti di opere note e non note, e che parli insomma di letteratura? Cercate la vostra dose settimanale di libri e storie? Siete nel posto giusto! Iscrivetevi a Book Topics, ogni settimana un nuovo video sul mondo dell'editoria.